si è tenuto lunedì 3 luglio presso la sala giunta di Palazzo Mosti tra il sindaco Clemente Mastella e il responsabile della direzione affari istituzionali e autorizzazioni di Terna, Stefano Conti, l'incontro per la sottoscrizione della convenzione tra Comune di Benevento e Terna, rete elettrica nazionale, per la realizzazione di opere di sviluppo della rete elettrica nell'area beneventana. Presente alla stipula dell'accordo anche il responsabile per il centro-sud della funzione autorizzazioni e concertazioni di Terna, Pietro Vicentini. Loro, per conto e interesse dello Stato, tutto sommato, avendo una golden share dal punto di vista così da parte del governo, quindi tutelano e garantiscono questa efficacia operativa della rete da immettere secondo criteri che sono criteri, diciamo, innovativi e tecnologicamente avanzati. E in questo, esplorando, sono arrivato all'esplorazione anche della città di Benevento, soprattutto nei dintorni della città di Benevento. E quindi devono passare, attraversare, frequentare, il che crea anche una qualche oggettiva difficoltà alle popolazioni che si trovano nel tipo di percorso. E quindi in maniera molto seria e molto serena si è trovata una forma di intesa e di sigla d'intesa oggi di questa intesa, diciamo, di questo schema tra il Comune di Benevento e Terna per definire anche questa forma di ristoro, cioè nel senso che loro ritengono che sia giusto essere partecipi, come è avvenuto anche precedentemente, questa volta con come dire, abbiamo dovuto più forzare per alcuni aspetti, ma comprensivi da parte loro, per arrivare, credo 1,2 milioni mi pare, vero? L'assessore Pasquarino sa più di me, 1,2 milioni a ristoro delle comunità della città di Benevento che diciamo, sono sottoposte a questa, diciamo, piccola usura nel dato del passaggio. Con Benevento, come ha messo in evidenza anche il sindaco, c'è una continuità di attività. Naturalmente Terna, che gestisce la rete elettrica, realizza infrastrutture che per la tecnologia attuale sono impattanti rispetto al territorio dove si vanno a collocare queste infrastrutture e che servono per garantire il servizio elettrico alle famiglie e alle imprese di Benevento. Quindi noi abbiamo programmato la realizzazione di questi interventi. Naturalmente abbiamo concordato con l'amministrazione la collocazione di queste infrastrutture, che deve tenere conto delle aree dove questo servizio deve essere realizzato, e di comune intesa abbiamo previsto questo accordo che va a compensare l'impatto che queste aree, dalla Contrada alla Francesca a San Vitale, l'attraversamento Pantano, l'attraversamento del calore, fino al limite del comune, al confine con il comune di Apollosa, quindi questa è l'area attraversata. Naturalmente in quest'area verranno demoliti i 30 chilometri di vecchie linee che erano già previste dagli diversi accordi di andare a demolire, e quindi noi demoliremo, e nel contempo l'accordo contempla la stazione in corso di realizzazione, cosiddetta Benevento 3 per voi, nella Contrada alla Francesca, e la realizzazione del nuovo elettrodotto che va verso Ponte Landolfo. Premio internazionale As Teas per la ceramica e le arti plastiche, organizzato dall'associazione culturale X Arte. Manifestazione di chiusura del premio domenica 2 luglio a Cerreto Sannita con il libro dello scrittore Aniello Troiano, Il ratto di Europa, storia del vaso di As Teas, nel quale emerge l'evidenza delle sottrazioni subite nel Sannio nel corso dei secoli. Basti pensare che Europa, la dea riportata sul vaso, è presente nelle monete coniate in Grecia. Con i saluti di Lucio Rubano, vicepresidente dell'Associazione Città della Ceramica, del sindaco di Cerreto Sannita Giovanni Parente, della direttrice artistica Alfonsina Paoletti, di Milena Di Rubbo e di Maurizio Caso Panza, si è dato inizio alle premiazioni degli artisti in concorso. Hanno vinto il primo premio Maria Grazia Campanelli per la sezione Vasi, Laura Marmai ed Alfredo Verdile, sezione Oggetti Decorati.
Si conclude quindi stamattina questa mostra dedicata al premio, alla prima edizione del premio internazionale Asteas, e si conclude nel migliore dei modi, devo dire, perché è stata una manifestazione molto molto frequentata, c'è stata una grande partecipazione di visitatori alla mostra, e basti dire per certificare il risultato positivo di questa esperienza che già ben 20 artisti, non solo di quelli che già hanno partecipato ma anche nuovi, hanno chiesto di partecipare alla prossima edizione che io ho chiesto agli organizzatori di ripetere a Cerreto Sannita, anzi ci siamo messi d'accordo, Cerreto Sannita sarà la sede definitiva del premio, per le prossime edizioni del premio Asteas. Siamo qua stamattina per procedere alla premiazione quindi dei primi tre classificati della manifestazione, primi tre artisti classificati della manifestazione. L'idea per scrivere questo romanzo è nata dal fatto che si parlava molto di questo vaso, se ne parlava molto come simbolo della storia delle mie zone, della Valle Caudina, ma anche del Sannio in generale, e mi ha incuriosito quindi la vicenda di questo vaso, che è abbastanza lunga e complessa, e già si prestava alla stesura di un romanzo. Perché il vaso è stato ritrovato, poi venduto, ha girato il mondo e poi è ritornato in Italia per una serie di coincidenze che hanno favorito le indagini dei carabinieri. E in questo vaso noi abbiamo sia un grande valore artistico che è possibile notare già a occhio nudo, senza particolari conoscenze, sia una storia particolare fatta di esposizioni prestigiose, sia al Paul Getty Museum di Malibu in California, dove è stato esposto dagli anni 80, dall'81 al 2005, sebbene rubato praticamente, e poi è stato esposto in Italia anche a Roma, al Quirinale, e è stato apprezzato dall'allora presidente Giorgio Napolitano, che ha contribuito a farlo conoscere e a far apprezzare, insomma, la sua bellezza. Una bellissima iniziativa questa mostra di ceramica d'arte a Premi, anche perché io sostengo che la ceramica d'arte è da poco che è venuta fuori, perché è stata posta sempre la Cenerentola delle arti, non è mai stata considerata arte pura, ma da un periodo a questa parte, a partire dalla prima parte del 1900, ad opere di alcuni artisti, hanno fatto in modo che quest'arte diventasse arte pura, non più arte applicata. E noi a Cerreto Sannita siamo stati un po' i primi, diciamo non i primi, abbiamo seguito un po' quella che era l'esempio di Faenza, dove c'è il Museo d'Arte Contemporanea, e istituendo una biennale. È un'opera che racchiude in sé un'impostazione tradizionale in quanto è un genere figurativo, in realtà contiene delle innovazioni soprattutto per la realizzazione, in quanto è realizzata su una struttura in acciaio e in porcellana a freddo, con successivi ricoprimenti di grani di sabbia, di cristalli, estrati di verniciatura e vetrificazione con trasparente, fino ad avere questo risultato che possiamo vedere qui. È un'opera che rispecchia il mio stile e riconoscibile per chi mi segue, in quanto contiene e mantiene le impostazioni che ormai da decenni sto dando alle mie sculture. Stamattina concludiamo questa bellissima avventura, è stata molto emozionante, siamo molto soddisfatti, soprattutto per il valore delle opere esposte. Il nostro invito è stato accolto da tanti artisti e la qualità delle opere esposte è veramente molto molto alta. Ci auguriamo ovviamente che questa manifestazione in seguito sarà incrementata e ci sarà un seguito maggiore, e sicuramente vorremmo migliorare alcuni aspetti. Soprattutto mi sento di ringraziare l'amministrazione comunale
che ci ha ospitato in questo luogo bellissimo, in questo museo. Ringraziamo la sede museale e mi auguro che per le prossime edizioni ci possa essere un gemellaggio, chiamiamolo così, con l'amministrazione che ci ha dato grande supporto quest'anno, ma sicuramente se le forze convergeranno in un unico obiettivo, sicuramente si faranno delle cose migliori. Siamo nella fase conclusiva del premio internazionale Asteas. Il premio era rivolto alla ceramica e alle arti plastiche ed abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. In verità sono state ampiamente superate sotto tutti i fronti, sia per adesione, per considerazione, per accettazione e anche per visite. Sono state moltissime le visite e noi abbiamo ricevuto tantissime richieste anche di partecipazione alla seconda edizione. Il premio era già nato positivamente perché era un premio storiografico, si è parlato del vaso di Asteas, uno dei vasi più importanti del mondo, il vaso più importante del mondo, il vaso per eccellenza, l'oggetto dei desideri anche della comunità europea che aveva sviluppato con il comune di Montesarchio, dove in esposizione attualmente, anzi invito chiunque ci voglia andare, lo vado a vedere perché c'è anche una proiezione in 3D capace di catalizzare l'attenzione anche del più scettico spettatore. È realizzata bene nella torre, andateci di sabato e domenica dove è aperto, ci sono andato 3-4 volte. Il vaso, tornavamo, è stato quindi un oggetto del desiderio e quindi ha sicuramente consacrato questa nostra manifestazione con l'intento e la curiosità di tanti altri. Gli artisti non hanno perso tempo nel lavorare in questo caso alla prima edizione, ma anche nel seguire e di dare disponibilità per le edizioni successive. Molti degli artisti hanno anche deciso di donare l'opera a Cerreto, dove esiste un museo di eccelse qualità, al Macron, e quindi si è sviluppato un connubio mentre si svolgeva la manifestazione che è stata di assoluta importanza. Ho partecipato a questo premio con una scultura che si intitola La nascita della sirena e sono rimasta molto sorpresa dall'organizzazione, veramente impeccabile, e molto sorpresa anche delle opere esposte nel Museo di Cerreto Sannita, nel quale devo dire non ero mai stata. E spero che ci saranno altre edizioni di questo premio Asteas. È stata un'esperienza molto positiva e è stato bello incontrare altri artisti e soprattutto sono rimasta molto contenta degli organizzatori. Questo posto che ho visitato la prima volta è di una bellezza esagerata e sicuramente va rivisitato con calma e spero che questa manifestazione abbia un prosieguo e così possiamo ancora respirare quest'aria magica di Cerreto Sannita. Veramente contenta e soddisfatta e ringrazio ovviamente tutti, l'organizzazione e tutti. E naturalmente la ceramica l'ho potuta conoscere a Salerno perché noi abbiamo Vietri sul Mare che è uno dei paesi delle eccellenze della ceramica e da quando ho iniziato a fare ceramica quasi 25 anni fa ormai non l'ho più abbandonata perché è un'arte bellissima che dà sempre emozioni e credo che è solo una grande passione la mia e penso di continuare a coltivarla e grazie a tutti voi perché la manifestazione è stata bellissima e complimenti anche per il museo. Al direttore veramente è una bella realtà che io non conoscevo, devo confessarlo. E mi ha fatto molto piacere venire a Cerreto Sannita che ho visto che è palesino delizioso, veramente bello. Con la città ribelle del sindaco di Napoli Luigi De Magistris torna un libro in salotto, l'iniziativa culturale ideata dalla giornalista Rossana Russo, collega e corrispondente del TG della Sette, fondatrice e direttrice dell'agenzia video giornalistica Sud Comunicazioni. La Napoli di questi ultimi anni, raccontata dal suo sindaco, è stata la protagonista dell'appuntamento estivo con la formula di questo format, che prevede un confronto tra scrittori e lettori con il contributo di invitati del mondo metropolitano e campano delle professioni, dell'università, della magistratura, delle forze dell'ordine e delle istituzioni culturali. Il dibattito è stato moderato da Marco De Marco, direttore della scuola di giornalismo Suor Orsola Benincasa,
con gli interventi di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, e di Aldo De Chiara, magistrato, con le letture dell'attore partenopeo Michele Caputo. La Corte mi assolve smontando completamente nelle motivazioni il giudizio di primo grado. Quella assoluzione diventerà definitiva dal punto di vista penale. Ma nel frattempo, per effetto della legge Severino che prevede la sospensione dall'incarico per un periodo di almeno 18 mesi, non posso svolgere ufficialmente le mie funzioni di sindaco. Davvero una curiosa coincidenza. La città ribelle o il sindaco più ribelle? Secondo lei qual è stato il movimento popolare più importante che ha segnato anche la sua riconferma a primo cittadino di questa città? Ma in realtà è ribelle al sistema politico tradizionale, ma c'è anche una voglia di normalità, di ordinarietà. Alla fine è un paese curioso, perché tu vuoi applicare la Costituzione, vuoi applicare gli ideali di giustizia e nel nostro paese ti etichettano come ribelle, quindi c'è qualcosa che si è sovvertito, la normalità che diventa devianza e la devianza che diventa normalità. Noi governiamo da 6 anni Napoli senza soldi e sfido chiunque a sedersi su quella sedia e, come dire, non farsi venire un coccolone, perché ogni tema centrale, dai trasporti a Bagnolo, qualsiasi tema, se tu non hai risorse economiche diventa tutto molto difficile. Secondo lei il cambiamento più importante che lei ha potuto evidenziare durante questo suo primo mandato e soprattutto in questo primo periodo di riconferma nella popolazione più che altro, qual è stato il riscontro a prescindere dal suo esito ovviamente plebiscitario? Una cosa che sembra immateriale ma che per me ha un grande valore, è cambiato lo spirito dei napoletani, il modo con cui ci si rapporta con la città, con il cambiamento, con la felicità, con il senso di comunità. 6 anni fa c'era una depressione fortissima, dovuta soprattutto all'emergenza rifiuti, ma anche ad uno scollamento tra la rappresentanza e i rappresentati. Oggi i napoletani sono maggiormente fieri e questo è un lavoro collettivo che è stato fatto, su cui noi abbiamo lavorato tanto. Materialmente anche è cambiata molto Napoli, ma c'è ancora tanto da fare, perciò ho 4 anni davanti che per me significano solo lavoro, perché questa è per me una missione in amore per la città. Gli alleati ti vengono a salvare quando hai già vinto. Le 4 giornate di Napoli, gli americani sono arrivati dopo. Noi abbiamo fatto prima le 4 giornate e poi c'è stato il 25 aprile. Ci verranno a sostenere quando noi dimostreremo che stiamo autogovernando la nostra città. Il libro Edizioni Chiare Lettere, scritto dal sindaco De Magistris con la giornalista Sara Ricca, è stato lo spunto per una riflessione su una città complessa ma straordinaria come Napoli, la cui appunto vitalità ed energia culturale si contrappone alle mille difficoltà che quotidianamente si presentano al suo sindaco Luigi De Magistris, scelto per il suo secondo mandato dagli elettori napoletani nel 2016 con il 67% dei voti. La domanda che si sente più spesso porre dai cittadini, le richieste? Ma ultimamente i temi più sentiti, se guardiamo ai servizi della città, i trasporti come criticità, se guardiamo alla sensazione di preoccupazione, la sicurezza, che poi è un tema che attiene al governo e non al sindaco, quindi questi sono i due temi principali, però c'è molto meno lamento tra i napoletani, c'è molto anche protagonismo che io sto vedendo, che è una cosa molto bella, perché il prendersi cura della propria comunità da parte dei cittadini. Da un attore partenopeo come te, che meglio di te nessuno interpreta, no? La napoletanità, il libro La città ribelle, ma secondo te la ribellione a Napoli che cos'è? La ribellione è il cercare di essere sempre all'altezza di una città così bella, probabilmente, quindi può essere intesa come una ribellione nel senso buono, nel senso di riscatto. Un riscatto che probabilmente questa città ha sempre cercato e continua a cercare attraverso il calcio, attraverso la bellezza e attraverso la storia che la impregna, perché è una città ricca di storia, di arte, di tante cose, e quindi riscatto probabilmente, si vuole ribellare probabilmente questa città a tutto questo. Presenti i massimi vertici delle forze dell'ordine con il questore Antonio De Jesu, il comandante provinciale dei Carabinieri Ubaldo Del Monaco, il comandante regionale Campania della Guardia di Finanza Fabrizio Carrarini, oltre ai circa 100 ospiti, tra cui i magistrati Giovan Domenico Lepore e Bruno D'Urso, lo scienziato Marco Salvatore, l'assessore ai giovani del Comune di Napoli Alessandra Clemente,
il direttore dell'Accademia Mandolinistica Napoletana Mauro Squillante ed il filosofo Massimo Adinolfi. A proposito di questi 4 anni in avanti, lei ha più volte dichiarato che non avrebbe rinunciato al governo della città, ma comunque chiamato ad eventuali impegni più importanti alla guida del paese, potrebbe De Magistris pensarci? Che cosa c'è più di importante che fare il sindaco di Napoli? Può sembrare una battuta, ma non lo è. Io devo onorare questo impegno perché c'è tanto lavoro da fare, ovviamente sono lusingato anche del fatto che mi vorrebbero anche a fare altro, ma in questo momento io sono sempre più convinto che fino alla primavera del 2021 debba fare il sindaco di Napoli. Previsioni per martedì 4 luglio 2017. Alta pressione sull'Italia, tempo stabile, soleggiato ovunque, salvo per un veloce peggioramento pomeridiano sui monti del nord. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto al mattino, ma senza fenomeni. Con il passare delle ore giungono rovesci e locali temporali su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. Più sole sulle pianure e migliora comunque entro sera notte. Spostiamoci al centro, qui avremo una splendida giornata di sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Raggiungiamo infine il sud, anche le nostre regioni meridionali saranno altrettanto fortunate, con tanto sole ovunque e cielo quasi del tutto sereno. Come saranno invece i venti? Saranno in prevalenza deboli, localmente moderati o forti e in genere di maestrale su tutti i bacini. Temperature minime comprese tra i 13 e i 23 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece fino a 33 gradi al nord e 32 gradi al centro e anche al sud.